Quello che mi domando è, vogliamo che i nostri studenti traducano oppure che facciano i chirurghi? Gli diamo un testo e devono iniziare a sottolineare le desinenze, staccare mentalmente la desinenza, cercare il soggetto, sposta il soggetto, prendi il verbo, sposta il verbo. Sempre lì con il bisturi a tagliare la frase, non leggono mai una frase. Una studentessa a cui chiesi di dirmi la declinazione e mi rispose un i o un o. Dovetti chiedergli: ma cos'è sta roba? Siamo noi ad abituare i ragazzi a guardare solo una parte della frase. Qualsiasi lingua non è fatta solo di grammatica, il lessico è la parte fondamentale per comprendere un testo. Perché ci ostiniamo a dare importanza solo alla grammatica? Tuttora vengono date liste e liste di vocaboli da imparare a memoria, parole che poi finiscono chiaramente nel dimenticatoio. Il cervello non impara calamus, folium, exercitus, miles, limen, così alla rinfusa. Il cervello non apprende il lessico in questa maniera. Il cervello apprende il lessico attraverso il contesto. Lo studente, per imparare quella parola, deve inserirla all'interno di una frase riconoscibile e di senso compiuto, se inserite in degli esempi. E è per questo che i nostri studenti non sono in grado di tradurre, perché prima di tutto non hanno il lessico. Bisogna fare in modo che venga data pari importanza alla grammatica e al lessico. Solo in questo modo gli studenti smetteranno di fare i chirurghi cercando le desinenze. Noi li educhiamo a fare i chirurghi, mentre li dobbiamo educare a comprendere il messaggio.